Domani vedremo e valuteremo naturalmente, e se ci saranno delle novità ne saremo lieti. Io credo che domani ci sarà una gigantesca operazione di maquillage, perché questo è il terzo piano straordinario scossa da quando questo governo in carica è il 2008. I due precedenti come mai la scossa non l'hanno data? E i soldi che sono qui diciamo quantificati e presentati come novità sono già tutti fondi che sono stati tutti stanziati. E allora c'è da chiedersi come mai non sono stati spesi, e non è che si può dire è colpa delle regioni, è colpa dei comuni, è sempre colpa di un altro. Non è così. La verità vera è che in realtà domani si cerca di fare un'operazione maquillage per cercare di far vedere che il governo, insomma, fa qualche cosa nel momento in cui la maggioranza politica è in evidente difficoltà. L'obiettivo in qualche anno di avere una crescita del 3-4%, ma è, come dire, è un coniglio tirato fuori dal cilindro. Non c'è un istituto di previsione internazionale, di quelli più accreditati, dall'OCSE in avanti, che prevede che l'Italia possa avere quei tassi di crescita nel giro di pochi anni. È possibile che tutti quelli che analizzano l'economia del mondo non capiscono nulla, e sì, domani noi come un coniglio dal cilindro tiriamo fuori un tasso di crescita di questo genere? Stiamo di nuovo alla Salerno-Reggio Calabria. Ma scusa Fassino, siete anche 2000... voi chiamate a contribuire con le idee. Avete no, ma delle le idee vanno migliori. Bene, ma le idee poi... a confronto per scusa, in Parlamento. Io non ti ho interrotto. Le idee vanno sempre bene, e più se ne ha meglio è, purché le idee poi abbiano una sostanza, e la sostanza è ovviamente che ci siano le risorse effettive per realizzare quelle idee. Qui stiamo nuovamente alla Salerno-Reggio Calabria, ancora una volta. Ma non doveva essere già 3 o 4 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa messa a posto? E opere cantierabili, ma un anno fa, un anno fa, in un piano straordinario come quello che si preannuncia di domani, fu annunciato che 43 grandi opere sarebbero state attivate per fare da volano a un rilancio dell'economia. Bene, quelle 43 grandi opere non sono partite per una ragione semplice. Nessuna di quelle opere era finanziata un anno fa per un ammontare superiore al 10% del costo dell'opera, e non c'è impresa al mondo che partecipi a un appalto che è coperto soltanto per il 10%, quindi non erano cantierabili affatto. Domani quelle 43 opere troveranno finalmente la copertura finanziaria? Io me lo auguro, ho l'impressione di no, perché Tremonti non più di qualche settimana fa ha detto che i vincoli di bilancio con cui deve muoversi non gli consentono di avere risorse aggiuntive. Allora, se le risorse non c'erano un anno fa, domani dove sono? Dove le avete tirate fuori? Allora, io ho l'impressione che, ancora una volta, finisco, si vendono per l'ennesima volta gli stessi fondi cambiandogli, come dire, la copertina del dossier. I fondi FAS sono sempre quelli, li avete già girati 5 o 6 volte.